Cari amici, salve, anche oggi siamo a casa, manco a dirlo, però cosa dire? Utilizziamo questo tempo per rimanere in contatto tra di noi, per programmare il futuro, per lavorare, per leggere buoni libri, ascoltare buona musica e ovviamente per degustare grandi vini italiani con le persone che ci stanno vicino. Questa è una serie dedicata ai premi speciali della Guida 2020 del Gambero Rosso, Vini d'Italia. Oggi assaggiamo un vino straordinario, un po' più straordinario degli altri. È il vino dolce dell'anno ed è un Trentino Vino Santo 2003. Pensate, un vino di 17 anni della cantina cooperativa di Toblino. Avrete capito. Siamo in Trentino Alto Adige, nella parte meridionale, in una zona bellissima, suggestiva, che si chiama la Valle dei Laghi. E proprio sulle sponde del lago di Toblino ci sono questi vigneti di Nosiola, vitigno autoctono proprio di quella zona, che su questo suolo ghiaioso, si esprimono al meglio, anche perché c'è un microclima particolare. La mattina dal massiccio del Brenta scende aria fredda e mantiene i vigneti ventilati. Poi c'è l'inversione termica nel pomeriggio e una brezza più tiepida sale dal lago di Garda. Insomma, escursione termica e ventilazione fanno sì che queste uve abbiano naturalmente uno straordinario livello di sanità. Infatti, la cantina di Toblino coltiva ormai in regime biologico quasi tutti gli 800 ettari dei suoi vigneti, dove realizza una gamma completissima di vini bianchi e rossi del territorio. Ma noi oggi ci focalizziamo su questo straordinario vino santo. Pensate che da un quintale di uva si ottengono 15 kg di mosto. Dopo 6 mesi di appassimento, il periodo di appassimento più lungo per un vino dolce, penso a livello mondiale. Questo vino è talmente concentrato, talmente ricco di zuccheri che ci vogliono 3 anni per completare la fermentazione alcolica e poi riposa altri 10 anni in piccoli fusti di rovere. Il risultato è un vino appassionante, straordinario. Quando lo abbiamo assaggiato per le degustazioni della guida dei vini, siamo rimasti letteralmente senza parole. È una vera meraviglia. Guardate già questo colore ambrato, brillante, che è incredibile. Il vino è di una straordinaria viscosità. È un naso appassionante, ricco, complesso, profondo, dove trovate vari strati di frutta matura, stramatura, tropicale, confettura di agrumi, spezie, frutta secca, aromi orientali. C'è praticamente il mondo in questo bouquet. Lo assaggiamo e in bocca è di una eleganza e di una profondità spettacolari. Vino che è iperconcentrato di zuccheri, ma allo stesso tempo straordinariamente fresco e bevibile, grazie ad una vena acida straordinaria che lo tiene in perfetto equilibrio. Un finale immenso, lungo, che sa di uva appassita, che sa di muffa nobile, che ci ripropone queste note di confettura, di mandorla, di nocciola, di agrume candito che abbiamo sentito al naso, in un insieme di una eleganza e di una coerenza stilistica unica. Questo è un vino che esce in commercio dopo 13 anni, bravissimi i 600 e passa viticoltori della cantina di Dublino che insomma, controllano 800 ettari di vigneto. Questo è soltanto una piccola parte di queste uve. Siamo a Madruzzo, no, zona Sarche, proprio sulle sponde del lago. Una piccolissima parte dà vita a questo straordinario vino santo, ma
è un vino che ha una potenzialità di evoluzione, di vita praticamente illimitata. Qualcuno ha assaggiato versioni di 30, 40 e io mi riprometto in una prossima visita di assaggiare bottiglie vecchissime. La cantina nasce nel 1960, hanno cominciato a farlo praticamente da subito, e se avete l'opportunità andatela a visitare quando sarà possibile, perché sarà veramente emozionante scoprire il territorio dove nasce uno dei più grandi vini dolci italiani, ma diciamolo pure, uno dei più grandi vini dolci del mondo. Straordinario. Vino commovente, classico vino da meditazione, però se proprio volete, perché no? Un gorgonzola saporito, un foie gras, dei dolci, magari quelli tradizionali con le mandorle, con la frutta secca che fanno in Trentino, dei prodotti da forno potranno accompagnarlo sicuramente, come un buonissimo sigaro, insomma... È uno dei più grandi vini che abbiamo assaggiato quest'anno. Salute, a presto, rimanete a casa, non vi muovete, state tranquilli, andrà tutto bene. Nel frattempo beviamo qualche grande vino. Salute.